Bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale. Non dimenticare inoltre di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare, cominciamo subito. Dei cacciatori di fantasmi entrano in un cimitero di notte. Cominciate le indagini, tentano di comunicare con gli spiriti. Ciò che riprendono è davvero impressionante. Buenas noches. Si hay alguien aquí, manifiéstate. ¡Hola, madre! Mira, se cerró la cruz. ¿Qué fue eso, tío? ¿Quién me empujó? Sí, se escucha como que viene caminando alguien. Cominciato le indagini, il cacciatore di fantasmi tenta di stuzzicare l'entità in modo tale che essa si possa manifestare. La sua risposta non si lascia attendere. L'entità si manifesta aprendo queste due piccole finestre di questo loculo, facendo fuoriuscire questa croce. Prima di andar via dal cimitero viene scattata una foto. Ciò che rimane impresso sulla foto è davvero impressionante. Un'infermiera, durante il suo turno, si fa scattare una fotografia col suo piccolo paziente. In quel reparto ci sono solo lei, i familiari del bambino, il piccolo e nessun altro. Cosa strana però, sulla foto viene catturata dalla fotografia anche un'altra figura e sembra essere quella di una bambina. Probabilmente morta proprio in quel reparto. Il prossimo filmato si svolge nel giorno dei morti, mentre i parenti vanno a trovare i loro defunti. In alcune nazioni il giorno dei morti è un giorno di festa e queste persone sono qui proprio per festeggiare i loro defunti. Allo stesso tempo uno di loro riprende il cimitero con la telecamera e nota che in un loculo sembra esserci qualcuno e sembra non sia un essere umano. Questo è ciò che è stato filmato. La foto che state guardando è stata scattata da un uomo che come lavoro fa le onoranze funebri. L'uomo ha avvertito una presenza maligna nella sua auto e ha scattato questa foto. Questo è ciò che è rimasto impresso nella foto. Una guardia di sicurezza, durante un turno di notte, in un centro commerciale del Perù, riprende un'entità maligna a girarsi nel supermercato. L'uomo è terrorizzato, ma nonostante ciò riesce a filmare l'entità col suo telefonino. Questo è ciò che è stato ripreso. Veo que alguien se mueve ahí, bro. Nel prossimo video, una telecamera di sicurezza installata in una proprietà privata riprende una strana creatura muoversi in mezzo a alcuni cespugli e alcuni alberi. Il filmato è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato ripreso.
Siamo arrivati al termine, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti quale di questi filmati vi ha spaventato di più o quale vi è piaciuto di più. Sono curioso di sapere da parte vostra cosa ne pensate dell'ultimo filmato. Che tipo di creatura secondo voi potrebbe essere quell'essere che si aggirava in quella proprietà privata? Scrivete nei commenti il vostro pensiero. Noi ci salutiamo qui e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao!